solo ospiterà corsi universitari di Unimore. È arrivato il sì della giunta comunale. Primo piano dell'ex paggerie ed ex macello di Via Pia ai luoghi individuati. Matteo Renzi fa tappa a Sassuolo. Il leader di Italia Viva sabato sarà al Teatro Carani con Giulia Pigoni per un'iniziativa elettorale in vista delle elezioni europee. Nuovo parcheggio a Formigine. In via Pascoli è stata inaugurata un'area da 125 posti auto su due livelli. Al via in settimana il calendario di eventi del Sempre Maggio Fioranese. Questa mattina la presentazione dell'edizione 2024 della rassegna. BSC Materials Sassuolo supera il tie break Forlì. Per la permanenza in Serie B1 ora basta un punto. Da oltre 40 anni di esperienza, la DESA, ambulatorio odontoiatrico. Perché mi sanguinano le gengive? Più della metà degli italiani soffre di questa patologia. I principali sintomi sono sanguinamento gengivale, alitosi, mobilità dentale e sensibilità. Cosa aspetti? Prenota la tua visita specialistica. La DESA è a Sassuolo. La nostra professionalità per il tuo sorriso. Nel tempo. Buonasera. Sassuolo ospiterà una sede di Unimore. Nei giorni scorsi infatti è arrivato il sì della giunta comunale alla richiesta dell'Università di Modena e Reggio Emilia per la dislocazione in città di corsi universitari di ingegneria dei materiali ed affini. L'amministrazione ha messo temporaneamente a disposizione il primo piano dell'edificio ex paggerie di fronte alla biblioteca Cionini e al contempo è stato deciso di coinvolgere nel progetto anche l'ex macello di Via Pia. Per la realizzazione dell'idea progettuale su questo fabbricato si sta lavorando per ottenere fondi. Come spiegato dal vice sindaco di Sassuolo Alessandro Lucenti, il tempo necessario per mettere a disposizione gli ambienti va in direzione di 1 anno e mezzo, al massimo 2. Questo fine settimana in via Mazzini 40 a Formigine è stato inaugurato il comitato elettorale del centrodestra formiginese. Abbiamo incontrato per voi il candidato sindaco Maurizio Prandi. Prandi, una discesa in campo in coalizione nel nome di Formigine. Sì, ci siamo. Oggi inauguriamo la nostra sede elettorale. Ci siamo presentati 2 mesi fa alla cittadinanza, è stato un percorso lungo ma altrettanto poi bello, nel senso che abbiamo in questi 2 mesi raccolto tante idee, tante proposte per la Formigine del futuro. Avete raccolto delle richieste, delle riflessioni sulle cose non fatte soprattutto? Sulle cose non fatte ma anche sulle cose che dovranno appunto essere fatte o migliorate. Noi abbiamo un programma di 9 linee guida che saranno altrettante deleghe e con assessorati specifici. Andiamo dalla Formigine città sicura, alla Formigine per le famiglie, alla Formigine che vuole sostenere le persone con disabilità e l'assistenza anche agli anziani. Noi abbiamo questo programma che presenteremo nei prossimi giorni dettagliatamente a tutti coloro che ci vorranno venire a trovare nella nostra sede elettorale. Possiamo fare qualche esempio? Qualche esempio, ne potremmo fare tantissimi di esempi, nel senso che noi ci teniamo molto alla valorizzazione di quello che è l'impresa di Formigine. Noi sicuramente andremo a rivedere quello che è il sistema della tassazione locale che incide moltissimo per le imprese formiginesi. Noi andremo a rivedere anche quello che è il sistema di raccolta dei rifiuti. Noi vorremmo introdurre di nuovo i cassonetti per la indifferenziata senza tessera. Noi riteniamo che il cassonetto per la plastica da riciclare sia appunto da tenere, ma solo appunto per quella plastica che si può riciclare. Per tutta l'altro tipo di rifiuti noi andremo a reintrodurre i cassonetti senza la tessera. Un occhio a giovani e al sociale. Sì, questo dei giovani è un mondo che tradizionalmente viene ascoltato poco, per cui noi avremo una grande attenzione nei confronti dei giovani. Vorremmo ascoltarli, vorremmo creare su Formigine proprio delle opportunità perché i giovani possano rimanere su Formigine. Il nostro programma è un programma dettagliato che va anche
a individuare iniziative per la cultura, per la valorizzazione dello sport. Sul sociale, dicevo, per noi è un tema importante perché noi tutta quella che è la parte della tutela degli anziani, ma anche della disabilità, per noi è un tema importante. Ma per noi gli anziani sono naturalmente una parte della popolazione estremamente importante, hanno dato molto alla comunità di Formigine e noi la nostra intenzione è proprio quella di tutelarli maggiormente, di istituire anche servizi specifici per loro, ma anche di tutelare le famiglie che accudiscono gli anziani. Se si dovesse fare una scommessa sull'esito, qual è? Beh, noi diciamo. Appuntamento elettorale in centro a Sassuolo con Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva sabato alle 11.30 sarà al Teatro Carani per il lancio della campagna elettorale di Giulia Pigoni. La sassolese, attualmente consigliera comunale e regionale, proprio nei giorni scorsi ha annunciato la propria candidatura alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione del Nord-Est per la lista Stati Uniti d'Europa. Anche l'ex premier è candidato alle europee con la stessa lista. In via Pascoli a Formigine è ora disponibile un nuovo parcheggio su due livelli. L'opera, derivante da oneri di urbanizzazione, rientra nel progetto più ampio della riqualificazione dell'ex cantina sociale. L'area può contare su 125 posti auto ed è dotata di un impianto di illuminazione all'avanguardia, telecamere di videosorveglianza, oltre che un corpo scale ed un ascensore per rendere l'accesso ai due livelli agevole e inclusivo. Presentato questa mattina il calendario di eventi dell'edizione 2024 del Sempre Maggio Fioranese. Scopriamo di più nel servizio. Si parte già il 9 maggio con Andrea Perroni, questo comico, e poi continuiamo con uno street food che è il Festival della Carbonara domenica 12 e abbiamo anche il Mercato della Versilia. Poi abbiamo degli appuntamenti tutti i sabati e tutte le domeniche, come sempre Maggio Fioranese, che durerà per il mese di maggio e per il mese di giugno. Abbiamo molto importante la giornata dedicata a Terzani, che è il 26 maggio, che è il giorno che ricorda i 20 anni della scomparsa. Ci sarà sua moglie, ci sarà Maia Canovi che la intervista e che parleranno insieme. Poi, come sempre, le orme, spettacoli in piazza, le scuole, tutto quello che può arricchire la città per dare la possibilità a tutti di vedere qualcosa di interessante. Avremo anche domenica 16 di giugno anche una giornata dedicata alla nostra Antenna 1, quindi come sempre ricco di eventi. Il 12 di maggio per esempio inauguriamo una mostra fotografica, abbiamo tantissime cose che proponiamo in questo periodo, sempre a cura del Comitato Fiorano in Festa, con il Sempre Maggio Fioranese, quindi street food, incontri culturali, mercati, concerti, spettacoli, tutto quello che può fare intrattenimento. Ed ora la nostra pagina sportiva. Importante vittoria per il Sassuolo che sabato al Mapei Stadium ha superato di misura la capolista Inter tenendo viva la corsa per non retrocedere. La vittoria per 1-0 sui campioni d'Italia firmata all'Orientè infatti proietta i neroverdi a quota 29 punti, a meno 3 dal quart'ultimo posto. Domenica pomeriggio trasferta sul campo del Genoa. E sorride anche BSC Matera al Sassuolo che al Pala Consolata supera il tie-break Forlì ed ora le basterà conquistare un punto all'ultima giornata per raggiungere la permanenza in Serie B1. Il servizio. Quando arriva il momento forse la concentrazione aumenta e sicuramente il risultato c'è. Ti interrompo un attimo perché vorrei ringraziare due persone e sono il mio staff, anzi il nostro staff, Boris e Simone, perché credo che in questi due giorni dove io sono stato abbastanza male mi abbiano aiutato tanto e abbiano aiutato la squadra. E con uno staff del genere devo dire che non so in quanti ce l'abbiano, quindi devo ringraziare loro perché tutta la stagione mi hanno aiutato, mi hanno supportato e devo dire che è molto grazie a loro questa vittoria, non li ringrazio mai abbastanza secondo me. Detto questo, secondo me dobbiamo autoconvincerci, anche se forse è un pelo tardi, ma a volte lo facciamo, che se giochiamo non siamo scarse. Siamo una buona squadra se giochiamo. Allo stesso tempo non dobbiamo sperare che gli altri ci mettano in partita, ma dobbiamo essere noi a conquistarci le cose.
Quando facciamo questo credo che esprimiamo anche a tratti buona pallavolo, sicuramente con delle difficoltà, con delle carenze rispetto ad altre squadre, ma se giochiamo e ci siamo, e la partita di oggi è stata una dimostrazione, visto la differenza che c'era tra un set e l'altro, siamo tutti più soddisfatti secondo me a fine partita. Il livello quando giocate è da metà classifica e non da brividi. Questo lo dici tu, può essere, sicuramente ci togliamo qualche sfizio in più, ci divertiamo di più e siamo più soddisfatti tutti, questo sicuramente. Credo che guadagnarsi le cose sia molto meglio che sperare che gli altri te le regalino. Si va all'ultima partita con meno patemi rispetto alla vigilia? Questo non lo so, perché bisogna vedere cosa hanno fatto le altre squadre. Andiamo là a fare una buona partita sicuramente, a provare a fare la miglior partita possibile, vista che ne manca solo una. Cerchiamo di concludere nei migliori modi quest'anno, comunque vada, perché le cose positive sicuramente ci sono state. Infine il calcio dilettanti con il Fiorano che porta a termine positivamente la propria corsa per non retrocedere. Ieri i biancorossi hanno vinto 1-0 la sfida play-out con il Next Gen Terre di Castelli, grazie ad una rete di Ienna, confermandosi così anche per il prossimo anno nel campionato di promozione. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Distretto Oggi TG torna lunedì prossimo, a domani con una nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Buona serata.